2000 alla marcia dello scorso 22 aprile per dire no al terzo valico sulla linea Genova-Milano. Sentiamo Enrico Maria. È stata una manifestazione pacifica, quella svoltasi tra Serravalle ed Arquata Scrivia contro il terzo valico ferroviario, di recente approvato dal CIPE. Opponendosi al progetto di corridoio Genova-Rotterdam, ha sfidato nei circa 6 chilometri che uniscono i due piccoli centri del Novese un lungo ed eterogeneo corteo. Nonostante i timori della vigilia, la mobilitazione si è svolta in un clima sereno, grazie anche alla massiccia e discreta presenza delle forze dell'ordine. Alla marcia, partita a Serravalle da piazza Fausto Coppi, era presente una folta delegazione della Valsusa giunta con diversi autobus che ha solidarizzato con i manifestanti locali ed ha ribadito la propria contrarietà al progetto della Torino-Lione. A completare poi le fila dei partecipanti all'happening di carattere nazionale, i disobbedienti ed altri appartenenti alla rete antagonista. Tra cori, sventolini di bandiere ed un fitto volantinaggio, la manifestazione ha trovato la sua conclusione in Piazza Caduti ad Arquata. Diverse sono le motivazioni con cui ci si oppone a questo progetto. L'opera, dai contrari, non viene reputata essenziale per il trasporto delle merci, ed un altro punto che gli organizzatori della manifestazione hanno evidenziato è l'impatto sul territorio, con la paventata distruzione di migliaia di ettari di terreno agricolo e la messa a rischio delle falde acquifere. La presenza del corteo ha riscontrato risposte differenti nei due piccoli paesi. Serravalle, probabilmente complici anche le prime ore del pomeriggio, si è presentata quasi deserta e con molte attività commerciali chiuse, mentre Arquata si è aperta al passaggio dei manifestanti, con negozi aperti e gente per le strade. Nel corso del comizio finale sono state avanzate e ribadite richieste da parte dei promotori della manifestazione, che vanno dall'abolizione della legge obiettivo al ripristino della procedura di valutazione d'impatto ambientale. Dalla riassunzione dei ferrovieri licenziati ad una maggiore informazione da parte dei comuni nei confronti dei cittadini sulle grandi opere.